29 anni calcando i palchi di tutta Italia per gli Africa Unite, per l'inconfondibile sound giamaicano della storica band creata nel 1981 da una brillante intuizione della coppia Madaschi-Bunna, tappa a Brescia del nuovo tour partito in primavera. Una città che conosce gli Africa Unite, l'ha dimostrato nelle scorse volte, mi sembra, da quello che vedo in questo momento, che ci sia una grossa affluenza, quindi è per noi un grande piacere comunque fare questo concerto. Insomma, poi siamo a un giro di boa quasi, perché siamo intorno alla 50esima data del tour di Roots. Un ritorno per gli Africa Unite dopo 4 anni di silenzio con Roots, il nuovo album uscito nel mese di marzo, inconfondibile, il marchio di fabbrica della band, reggae condito con sonorità dub. È un disco che sta andando molto bene, anche perché è un disco, diciamo, un po' più ortodosso rispetto alle ultime cose che abbiamo fatto, quindi un disco assolutamente Africa Unite con il suono tipico, è un disco molto live che vede gli Africa Unite in una formazione assolutamente completa. Nel 2011 lo storico traguardo, 30 anni dalla nascita, era l'81 quando a Pinerolo presero forma gli Africa Unite da un'omonima canzone di Bob Marley. Te la senti di dare anche un suggerimento a chi vuole, ai giovani, le giovani band che cercano di farsi largo in questo mondo che comunque non è, nel quale non è facile farsi conoscere? È difficile, come dici, non saprei che cosa dire, posso semplicemente dire quello che ho fatto e quello che abbiamo fatto con gli Africa Unite, cioè tanta perseveranza e essere sicuri della qualità e del suono da portare avanti.